Carlo Conti e Vanessa Incontrada conquistano la domenica di Rai 1. Vanessa Incontrada e Carlo Conti oggi pomeriggio in replica su Rai 1. Questo pomeriggio, a partire dalle 14 su Rai 1, andrà in onda il meglio delle due serate, svoltesi tra il 5 e il 6 giugno di quest'anno all'Arena di Verona, dei Wind Music Awards 2017, condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti, che ha visto susseguirsi le esibizioni di artisti come Francesco De Gregori, Renato Zero e Fiorella Mannoia, i rapper Fabri Fibra, in esibizione insieme al gruppo dei Te Giornalisti, Marracash, Guep e Keno, Fedez e Lunga Axe, ma anche gli ex cantanti di Amici Elodie, Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto come Ricky, ed Emma Marrone. Gli spettatori potranno quindi ripercorrere il meglio delle due serate, tra esibizioni musicali e premiazioni, come quelle per il miglior CD o il miglior singolo, oppure il nuovissimo premio per il miglior live, assegnato a chi ha venduto tra i 40.000 e i 400.000 biglietti per il proprio tour. Intanto ci sono anche novità che riguardano i due conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Carlo Conti e Vanessa Incontrada tra vacanze e televisione. Oggi pomeriggio, quindi, impegnati nel meglio delle due serate dei Wind Music Awards 2017, potremo rivedere su Rai 1 i conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Carlo Conti sarà impegnato, a partire dal prossimo 22 settembre in prima serata su Rai 1, nella conduzione del Talentale Quale Show, che quest'anno vedrà una modifica nella giuria. Infatti l'attore e regista romano Claudio Amendola non prenderà più parte allo show, lasciando il posto all'attore e regista Christian De Sica, che tornerà a rivestire i panni di giudice dopo un breve periodo di assenza. Tra i concorrenti, invece, troveremo alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi, come Federico Angelucci e Marco Carta e i cantanti Donatella Rettore, Annalisa Minetti e Piero Mazzocchetti, ma anche i conduttori Claudio Lippi, Filippo Bisciglia, Benedetta Mazza e Valeria Altobelli. Vanessa Incontrada, invece, negli ultimi giorni è stata paparazzata dalla rivista Diva e Donna, con indosso un bikini, all'Isola del Ba, intenta a godersi questi ultimi giorni di vacanza insieme al compagno Rossano Laurini, con il quale ha una relazione dal 2007, e al loro figlio Isal. La Incontrada, come da lei stesso dichiarato su social, è un amante della stagione estiva, quindi non sorprende che voglia godersi fino all'ultimo giorno questo periodo dell'anno. Sempre sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni, si sta anche divertendo a postare le immagini dal set della seconda stagione della fiction Non dirlo al mio capo.